Vinitaly 2017, il grande salone internazionale dedicato al vino e ai distillati. Le telecamere di Terre, Sapori e Vini ci sono, siamo presenti e allora andiamo a incontrare qualche produttore, ma soprattutto andiamo ad incontrare qualche grande vino, il nostro primo speciale da Verona. Parliamo di vini friulani, lo facciamo con una bella ragazza giovane al mio fianco, Lisa, dell'azienda Ronchi di Manzano. Siamo nella zona, diciamo, di Udine, dico bene? Colli Orientali? Colli Orientali, in provincia di Udine. Ecco, Manzano è il famoso paese delle sedie. Esatto. Hai visto? Però si fanno anche dei grandi vini. Allora, Lisa, vuoi raccontare a loro che cosa hai portato a Verona? Ma noi produciamo diverse varietà, andiamo da vini che possiamo chiamare internazionali, quindi dal Pinot Grigio, il Sauvignon allo Chardonnay, a vini un po' più particolari. Dall'anno scorso abbiamo iniziato a produrre il Pinot Grigio Aramato, quindi un Pinot Grigio che fa 48 ore di macerazione con le bucce per avere un colore cipolla. Oppure facciamo due uvaggi che sono, diciamo, il nostro simbolo dell'azienda. Vini che fa mia mamma personalmente. Arrivavo appunto a questo momento perché, se ho ben capito, voi siete un'azienda al femminile. Io ho detto una ragazza giovane, però c'è mamma, c'è una sorella, credo, vero? Sì, tutte donne, tutte donne, sì. Però dimmi la verità, tu stai solo in cantina nei momenti ludici, belli, a girare il bicchiere o vai in vigna, vai a potare, vai a lavorare? No, allora noi siamo in tre donne e quindi ognuno ci va. Tua sorella, ho già capito. Ci va mia sorella. Hai visto? Casca a fagiolo. Senti, lasciamoci qua con i vostri buoni vini, con il bel Friuli, magari ci ritroviamo poi più avanti in azienda, così conosciamo meglio la vostra realtà. Per ora ci fermiamo, ma sempre con Terre, Sapori e Vini. Le grandi novità del Vinitaly 2017, Ernesto Balbinotta al mio fianco, azienda Le Manzane, siamo nel Veneto, la provincia è quella di Treviso, il territorio, quello meraviglioso del Prosecco. Però non parliamo in questo momento di Prosecco, lo facciamo dopo. Ernesto, la novità dell'anno qui a Verona. Effettivamente, nella terra del Prosecco quest'anno proponiamo il Marzemino. È un vitigno autoctono che si coltiva nei nostri territori già da anni e la particolarità è che questa uva rossa viene raccolta leggermente acerba per essere essiccata, viene messa sui graticci e viene fatta la classica vinificazione, la tradizionale vinificazione natalizia. Per cui bacca rossa, vino non liquoroso, però un passito. Un vino da uve passite, perché tre etichette, scusami? Ma diciamo che non eravamo d'accordo sul colore dell'etichetta in famiglia, allora abbiamo detto perché non facciamo le tre etichette, che può essere anche una cosa simpatica. Il vino comunque è uguale in entrambe le bottiglie. Ecco, poi la versione invece vera è che loro sono in quattro in famiglia, l'unico che non aveva voce in capitolo era lui, ne hanno fatte solo tre. Ho detto che dopo avremo parlato di Prosecco, tu sei nella terra del Prosecco, Marcellino della regia ci fa vedere le colline meravigliose del vostro territorio, parliamo di questo grande vino. Certo, Prosecco superiore con Agliano Valdobbiadene oramai non è più, è un fenomeno, sta andando sempre di più, siamo vicini anche all'UNESCO, al recepimento, al riconoscimento, se non mi veniva, dell'UNESCO, per cui direi bene. Prosecco sta andando, i produttori sono seri, secondo me il gruppo c'è, siamo uniti, per cui ritengo che abbia un buon futuro, nonostante ce ne sia abbastanza e tutto quello che frizza e bolle e spuma adesso è Prosecco. Il Vinitaly significa grandi vini e ottimi amici. Se poi a fare i grandi vini sono gli ottimi amici, insomma abbiamo vinto, ben venga. Desiderio Bortolin, Valdobbiadene, grandissimo, grandissimo Valdobbiadene. Ci ritroviamo. Beh, tu mi regali veramente delle emozioni e delle soddisfazioni enorme sempre, perché chiami il prodotto, il mio prodotto, ma soprattutto il prodotto della mia denominazione, della mia zona, per il nome che porta. Finalmente cominciamo a percepire che la parola Prosecco nella zona di Valdobbiadene si sta affievolando. Certo, certo.
e andiamo giustamente a chiamare con il loro nome questi vini. Allora parliamone del Val Dobbiadene, perché anche qui a Verona hai portato il meglio della produzione. Beh, sai che noi come azienda facciamo da sempre solo ed esclusivamente il Val Dobbiadene DOCG nelle diverse naturalmente sfumature, quindi il Brut, l'Extra Dry, la versione Dry, quella leggermente più amabile. Da 4 anni, quindi dal 2013, abbiamo cominciato a vinificare in purezza un singolo vigneto, e quindi il denominato Rive di Guia, senza zucchero aggiunto, di conseguenza dosaggio zero, e che sta riscontrando delle soddisfazioni straordinarie, perché il pubblico abituato a bere comunque dei vini sempre morbidi anche di Val Dobbiadene sta cominciando a percepire e ha la volontà di conoscere prodotti non alternativi ma caratteristici e tipici della denominazione. A questo punto, amici cari, parliamo del distillato italiano per eccellenza, parliamo della nostra buona grappa. Sono con Alessandro Marzarro, parliamo di grappa trentina, ma una grappa che chiaramente viaggia per il mondo. Ho detto bene il distillato italiano per eccellenza? Certo, la parola grappa è dedicata solo a un distillato di vinaccia prodotto in Italia, quindi è la nostra bandiera dal punto di vista dei distillati. E certo, deve uscire dalle regioni, deve uscire dai nostri confini nazionali, perché è un distillato come gli altri, e quello che ci manca è farlo conoscere, quindi dobbiamo dedicare tante energie, tanto tempo per farlo scoprire. Anche perché lo so che è una domanda banale, forse l'avrete sentita mille volte, ma è vero, la grappa è cambiata negli anni, non è più quel prodotto che avevamo in testa quando io ero più piccolo, quando ero bambino, che ne parlavano diciamo i più grandi, ecco. Fortunatamente il prodotto è cambiato molto grazie all'attenzione nella produzione, la materia prima ovviamente. Chiaro che si dice tanto, ma per convertire, se così si può dire, un consumatore, il sistema più efficace è aprire una bottiglia, versare un bicchierino e farglielo assaggiare. È per questo che noi dobbiamo girare il mondo per far assaggiare i nostri prodotti. A questo punto sono con un signore che si chiama Valentino Butussi. Sì, io Valentino era il nonno, io sono Filippo Butussi, nipote. A questo punto io sono con il nipote di Valentino Butussi, che è Filippo. Ciao. Allora, Friuli Venezia Giulia, i grandi vigneroni, i grandi vini del Friuli, questa terra meravigliosa che ci offre veramente delle eccellenze, ma le offre perché c'è il terroir, ma c'è anche la voglia e la capacità dei produttori di lavorare bene. Raccontiamo innanzitutto che cosa abbiamo portato a Verona, poi parleremo di dove sei tu e andiamo a individuare il territorio. Allora, a Verona abbiamo portato tutta quella che è la vasta gamma di vini friulani. Friuli è un territorio fortemente evocato sia per i vini autoctoni territoriali, di quelli ne abbiamo parecchi, Ribolla Gialla, Friulano, Refosco, Pignolo, terra anche evocata per i vini tigni internazionali, per i quali siamo molto famosi, Sauvignon, Pinot Grigio, Cabernet Sauvignon, Merlot. Ecco, sicuramente abbiamo notato, io quest'anno veramente con grande piacere, che il Friuli si riconferma un polo di grande attrazione per gli importatori internazionali. Leggo qui alle mie spalle Corno di Rosazzo, dove siamo in Friuli? Corno di Rosazzo, siamo sulla linea di confine con la Slovenia, siamo fra Cividale del Friuli e Cormons, siamo sulla vecchia via che tutt'oggi si chiama Forum Iuli, una vecchia via romana dove da 2000 anni si produce la vite e si produce il vino. Amico mio, cosa versiamo nei bicchieri? Allora, nei bicchieri io oggi vorrei versarti una Ribolla Gialla, grandissimo vitigno friulano che sta crescendo veramente molto molto sui mercati. Io abbraccio con grande affetto la tua scelta, la faccia della regia di Pietro Marcellino, che mentre lui lavora io bevo, è giusto che sia così perché se lo merita, e siamo qua con gli amici del Friuli. Ma mi raccomando ragazzi, terra e sapori e vini, perché cerchiamo di portare a casa, nelle vostre case, le eccellenze del nostro bel paese. Facciamo cin cin. Evviva il Friuli! Salute! Bye. Evviva! Sempre dal Vinitaly 2017, il grande salone internazionale dei vini ma anche dei distillati, e torniamo proprio a parlare di distillati, questa volta dal Piemonte, Mazzetti d'Altavilla, azienda storica, Elisa che fa parte della settima generazione, dico bene, ah che bello, c'è uno slogan stupendo, 170 anni per diventare giovani. Dai, lascio a te la parola, raccontaci l'azienda questi 170 anni. Assolutamente, ci vogliono 170 anni per diventare giovani, o meglio 171 da quest'anno, in quanto
La distilleria, essendo stata fondata nel 1846, appunto celebriamo, aggiungiamo un nuovo anno alla nostra storia. Le novità di quest'anno appunto è sempre questo nostro continuo ringiovanimento dei prodotti e del packaging, quindi noi puntiamo moltissimo a comunicare anche con un pubblico più giovanile, quindi che rientri nella nostra, essendo noi tutte under 30, ci sembra anche giusto riuscire ad avvicinare i giovani al prodotto di bandiera. Io al mio fianco Elisa, ma tu lavori con due tue sorelle, se ho ben capito, tre ragazze giovani che appunto rappresentano la settima generazione. Parliamo del mercato, questi bei prodotti dove vanno? Il mercato italiano è assolutamente molto importante, proprio perché è dove nasce il nostro distillato. Il mercato estero inizia a rispondere molto bene. Dal Vinitaly di Verona per ora, ma solo per ora, è tutto. Vi aspetto per il secondo speciale fiera con Terre, Sapori e Vini. A presto!